Oggi seconda prova degli esami di maturità. Qui al liceo classico c'è la versione di greco. Isocrate torna dopo quasi 60 anni. Vivere secondo giustizia non è solo corretto, ma anche conveniente. Un tema molto attuale. Com'è andata? Difficile? Sì, la prova è stata dura in realtà, perché è comunque un autore che non è facile da tradurre. Infatti inizialmente non sapevamo come muoverci, perché è difficile. Molte regole, molte parole messe magari diversamente, diciamo l'ordine della frase è stato difficile da ricomporre. È andata così così, c'è chi esce un po' sconsolato e chi pensa potesse andare peggio. I primi a lasciare il banco qui sono quasi tutti della stessa sezione, sono concentrati sulle prossime prove e sul futuro non tutti hanno ancora le idee chiare. Facile? No, non tanto, però è andata più o meno bene. Ti eri preparata su quest'autore? Sì, avevamo studiato quest'autore all'inizio anno. Ieri com'è andata invece? Ieri non ci aspettavamo Umberto Eco perché tutti lo davano per scontato. Infatti, cioè, io personalmente ho fatto la traccia artistico-letteraria sul rapporto padre-figlio. Era carino. Cosa ti preoccupa di più? L'orale. E il quizzone? Non tanto, sinceramente, però l'orale sì. Siete usciti un po' tristi? No. È andata bene? Com'è andata? Sì, sì, no, tutto a posto. Tutto bene, sì. Ve l'aspettavate Isocrate? No, non ce l'aspettavo. Però ci avevate lavorato in questi anni? Sì, ultimamente sì. Tra la fine dell'anno scorso e quest'anno, diciamo che ci aspettavo un po' tutto, però alla fine è andata bene. Qual è la prova che ti spaventa di più? La terza prova, forse. Sicuramente. Quale materia in particolare? Materie scientifiche, diciamo, visto la scuola, matematica, fisica, scienze. Passati questi esami, dove andrai? Non lo so ancora.